Ma buon lunedì, mie carissime ragazze, buon inizio di settimana. Questa settimana le nostre colazioni saranno dolcissime con questi cornetti di pasta sfoglia che sono buonissimi e si preparano in un attimo. Abbiamo bisogno quindi della pasta sfoglia. Mio marito aveva sbagliato, aveva preso questa rettangolare. Voi prendetene due rotonde perché bisogna ricavare praticamente dei triangoli, per come vedete adesso. Dopodiché prendete, scegliete il ripieno che più vi piace, noi li abbiamo fatti di marmellata alle fragole fatte in casa e di crema alla nocciola. Quindi in questi andiamo a prendere un bel cucchiaione di marmellata e lo mettiamo sulla base, diciamo, del triangolo, ok? Dopodiché andate a prendere i margini del triangolo, appunto della base, e l'andate a rotolare verso la punta. Con la sfoglia rettangolare è un po' più difficile, più che altro la parte finale del cornetto, ma si può fare, vedete, anche se in questa fase risulteranno magari un po' bruttini, non vi preoccupate perché in fase di cottura sembreranno proprio dei veri e propri cornetti. Disponeteli quindi sulla stessa carta forno della pasta sfoglia e poi lasciatela scivolare sulla leccarda che andrà in forno. Ecco la seconda sfoglia, vedrete che quando è rotonda è molto più semplice tagliarla perché l'andiamo a tagliare innanzitutto a metà, poi andiamo a tagliare in quattro parti e ogni quarto di parte a sua volta lo tagliamo a metà. Andiamo quindi a posizionare il nostro ripieno, questi vi dicevo li abbiamo fatti con la crema di nocciole, nella parte più vicina alla base del triangolo. Adesso vedrete che con questa rotonda la forma del cornetto verrà molto più facilmente rispetto ai triangoli creati con quella quadrata. Un'altra cosa che vi voglio dire è che io mi sono trovata benissimo con la pasta sfoglia della Buitoni. Questa era di marca Selex e non ve la consiglio perché vedete è molto difficile da lavorare, mi si sfaldava tutta, insomma non andava bene. Quella della Buitoni è perfetta. Comunque il procedimento è sempre lo stesso. Partite dalla base del cornetto e andate a rotolare molto 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 delicatamente e comunque agevolmente, vedete, il cornetto fino alla punta. Dopodiché le parti, diciamo, esterne, ecco, queste qua del cornetto le andate a chiudere e leggermente ad arrotolare verso l'interno del cornetto. Per un risultato veramente ottimale, più che altro a livello estetico, andate sempre a mettere un pochettino di latte sulla parte superiore del cornetto, dopodiché vanno in forno a 200 gradi tra i 20 e i 27 minuti, dipende anche dal forno che avete, comunque andate sempre a controllare. E guardate che meraviglia ragazze, sono bellissime. La casa oltretutto ha un profumo che è proprio inebriante di cornetto e vi assicuro che sono molto buoni. Sempre spolverate di zucchero a velo in quantità quando si sono raffreddati. Noi vi mandiamo un bacione e buona settimana.